C'è anche Prato nel check-up completo ai ponti e alle strutture viarie in cemento armato presenti in Toscana, che sarà effettuato nei prossimi mesi sulla base dell'intesa firmata stamani a Firenze da Regione Toscana, UPI, Città Metropolitana e ANCI Toscana, di cui è presidente proprio il sindaco di Prato Matteo Biffoni. La Toscana non parte da zero per quanto riguarda il monitoraggio dello stato delle proprie infrastrutture e la prevenzione di criticità, ma quanto successo a Genova impone maggiori controlli. L'accordo siglato oggi prevede la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro che avrà come primo incarico quello di definire un modello unico di report per effettuare rilevamenti in modo che risultino omogenei in tutta la regione, non influenzati dalle scelte del rilevatore. Poi saranno composte le squadre di tecnici che successivamente procederanno alle verifiche degli oltre 5.000 ponti dei 10.000 chilometri di strade toscane. A Prato non si registrano particolari criticità grazie a un monitoraggio costante della situazione. Abbiamo un investimento di circa 150.000 euro l'anno per la sistemazione, il controllo dei ponti, in particolare sul fiume Bisenzio, ma insomma tutti quelli di nostra competenza. Proprio ieri è iniziato il cantiere al ponte della Passerella, casualmente, nel senso che era un intervento che abbiamo deciso prima purtroppo del dramma del ponte Morandi, perché è un ponte, quello solamente pedonale, però che ormai è anziano, che c'ha un po' di anni, e all'esito di una valutazione dei nostri tecnici abbiamo deciso di intervenire. Peraltro criticità particolari non ce ne sono state segnalate. Più delicata la situazione nei comuni della provincia, ad esempio a Vaiano, dove è stata chiusa la passerella pedonale sul Bisenzio alla Tignamica, e si segnalano criticità a quella della Briglia e a Poggio a Caiano per le condizioni del ponte a Mulino. Il check-up che sarà fatto nei prossimi mesi ne stabilirà la gravità e di conseguenza gli interventi necessari per il ripristino della normalità.